riscosso grande successo la campagna di prevenzione dell'osteoporosi Il Piatto Forte, promossa da Firmo e Amgen, che ha toccato le principali piazze abruzzesi e molisane. E dopo Avezzano, Pescara, Chieti e Termoli, ultima tappa a Teramo. E con il collega Diego Martelli siamo proprio in Piazza Martiri della Libertà a Teramo per l'ultimo appuntamento con il camper della campagna Il Piatto Forte, con il suo team di specialisti a disposizione dei cittadini per informare e sensibilizzare sull'osteoporosi ed offrire un controllo gratuito sul rischio di fratture da fragilità, che in Abruzzo e Molise interessa circa 200.000 donne over 60 anni. Se non trattata, l'osteoporosi rende le tue ossa fragili come porcellana. È stato il claim della campagna promossa dalla Fondazione Italiana per la ricerca sulle malattie dell'osso con Amgen, Ecolite, Senior Italia, con il patrocinio di Regione Abruzzo e Regione Molise e della Società Italiana Medicina Generale. Ha percorso dal 24 al 29 giugno le principali città abruzzesi e molisane con un tour di screening e sensibilizzazione, con un obiettivo duplice: da una parte accrescere il grado di conoscenza su questa patologia silenziosa e sottodiagnosticata, dall'altra sensibilizzare la popolazione sulle fratture da fragilità che oggi possono essere evitate attraverso un'adeguata prevenzione fatta di semplici regole: alimentazione corretta, attività fisica regolare e, se serve, un trattamento farmacologico. Nelle due precedenti edizioni del 2017-2018 la campagna Il Piatto Forte ha toccato 13 capoluoghi di diverse regioni italiane, coinvolgendo nelle attività di screening più di 2.000 cittadini. Più del 30% è stato individuato a rischio fratture da fragilità, come ha ricordato la dottoressa Maria Luce Vegna, che è il direttore medico di Amgen Italia, la quale ha spiegato che le conseguenze sono rilevanti sia sulla qualità di vita delle persone che sui costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E infatti, secondo l'ultimo report dell'International Osteoporosis Foundation, i costi sanitari generati dalle fratture da fragilità superano i 9 miliardi di euro, con una proiezione di crescita del 26% nei prossimi 10 anni. Ecco perché, ha concluso la dottoressa Vegna, c'è bisogno di continuare a sensibilizzare la popolazione. E a proposito di sensibilizzazione, di prevenzione, vediamo cosa pensano i cittadini di questa iniziativa. E di Teramo? No, sono di Torricello, un paese vicino Teramo. Come ha saputo di questa campagna di prevenzione dell'osteoporosi? Il sabato vado al mercato e mi sono imbattuta con questo bel camioncino sulla prevenzione, che io ci tengo tantissimo, anche perché diversi anni fa ho fatto anche la prevenzione al seno e ho avuto un tumore al seno, dunque alla prevenzione ci credo. Quindi lei ha scoperto di avere un tumore al seno proprio grazie ad uno screening di questo tipo? Tipo questo, sì, tipo questo qua, sì. E quindi possiamo proprio dire che la prevenzione salva una vita? Come no, salva la vita. E allora ho approfittato di questa opportunità di oggi per fare prevenzione. La professoressa Lia Ginaldi è il direttore dell'unità operativa complessa di allergologia e immunologia clinica dell'ospedale Mazzini di Teramo e professore ordinario in medicina clinica traslazionale dell'Università dell'Aquila e responsabile del centro regionale di riferimento per lo studio e la cura dell'osteoporosi. E questa è una patologia solo al femminile? No, senz'altro no. E per antonomasia è stata per lungo tempo considerata una patologia di genere, nel senso che si riteneva colpisse, come è, prevalentemente le donne in età postmenopausale. Quindi la maggior parte degli studi e dei trials clinici con nuovi farmaci sono stati condotti su popolazioni, su casistiche femminili. Questo purtroppo poi ha fatto emergere il rovescio della medaglia, che sono stati paradossalmente penalizzati gli uomini nella cura e nella diagnosi di questa patologia, in quanto proprio non considerati come possibili pazienti con osteoporosi.
purtroppo con l'aumento della vita media, con la crescita, con l'invecchiamento della popolazione, stanno anche aumentando gli uomini affetti da osteoporosi e paradossalmente gli uomini che hanno fratture femorali in genere muoiono maggiormente rispetto alle donne, come se l'osteoporosi, le complicanze dell'osteoporosi avessero una prognosi peggiore nel sesso maschile. Quindi ora cosa c'è da fare? C'è da riconsiderare in un'ottica di genere, cioè in un'ottica personalizzata, quindi la cura non della malattia in sé ma della persona malata, c'è da ristabilire dei protocolli diagnostico-terapeutici mirati anche a tutte le altre fasce di rischio, oltre alle donne in età postmenopausale, tra cui soprattutto gli uomini. In che modo i principi della medicina di genere vengono applicati a questa patologia? Nata come una delle più importanti patologie di genere, perché la prevalenza è nettamente maggiore nelle donne, quindi questo già come da un punto di vista epidemiologico le ha fatto sì che venisse conferita all'osteoporosi questa etichetta di patologia delle donne, quindi di genere. Però oggi sappiamo che genere, la medicina di genere, così come la promozione della salute di genere, non è più solo al femminile. Ormai la medicina di genere non è più la medicina delle donne, ma è la medicina degli uomini e delle donne nelle loro diverse fasce di età, per quello che riguarda tutte le patologie, dalle patologie cardiovascolari alle patologie degenerative, così come anche all'osteoporosi. Quindi declinarla per genere vuol dire individuare i diversi fattori di rischio, perché ovviamente sono diversi nell'uomo e nella donna, le diverse manifestazioni della malattia, i diversi criteri diagnostici da adottare in un uomo e in una donna e soprattutto le diverse terapie. L'altra cosa importante, come applicare la medicina di genere alla cura dell'osteoporosi. Ecco, fare campagne di promozione come quella che stiamo facendo oggi, di comunicazione alla popolazione, perché spesso l'uomo pensa di essere esente da questa malattia ed invece non è così. Quali sono le conseguenze di una frattura ossea e l'impatto sulla qualità e l'aspettativa di vita, soprattutto nelle persone over 70 anni? Certo, le persone over 70 anni diciamo che sono quelle che maggiormente sono a rischio non solo di osteoporosi ma anche e soprattutto delle più temibili conseguenze dell'osteoporosi stessa, che poi sono le fratture prevalentemente vertebrali ma anche quelle femorali. Le fratture femorali sono diciamo quelle che compromettono soprattutto l'autonomia di una persona e sono accompagnate da un'elevata mortalità e morbilità. Si calcola che in un anziano una frattura femorale si accompagna a un rischio di morte entro i primi 6 mesi, un anno dall'intervento, perché poi devono essere ospedalizzati e vanno incontro ad intervento chirurgico le persone con frattura femorale, e maggior parte di queste sono anziani, e quindi il rischio di morte raggiunge il 20-25% dopo una frattura femorale nell'anziano. Ma non è solo questo, perché la maggior parte dei casi, il 50% dei casi, non va incontro a restituzione ad integrum completa e quindi rimangono delle disabilità permanenti, si perde l'autosufficienza e quindi si calcola che le complicanze dell'osteoporosi, soprattutto fratturative, siano dopo le demenze la principale causa di ricovero in lungodegenze per anziani o in istituti di cura proprio per anziani. Quindi se noi pensiamo alle spese enormi per il servizio sanitario, per la società in genere, che derivano dalla frattura femorale in termini di intervento chirurgico, ospedalizzazione, farmaci necessari, ma anche dopo come riabilitazione, come assistenza a persone che non sono più autonome, ovviamente capiamo perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto l'osteoporosi tra le malattie di grande rilevanza sociale. In Piazza Martiri della Libertà, come vedete in queste immagini, sono stati collocati un gazebo e un camper per coinvolgere la popolazione in diverse attività. Informazione e prevenzione, grazie alla presenza di medici specialisti e nutrizionisti che hanno risposto alle domande dei cittadini, alla distribuzione di materiale educazionale, screening mediante la compilazione di un questionario con la valutazione gratuita del rischio di frattura da parte di personale specializzato. A bordo del camper è stato
utilizzato in tutte le tappe l'innovativo dispositivo ECOS, sviluppato da una società italiana che si chiama Ecolite, il primo sistema per la diagnosi precoce dell'osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico rapido e accurato e senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. La dottoressa Maria Dea Tomai Pitinca è ricercatrice del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisiologia Clinica di Lecce, e chiedo proprio a lei come funziona lo screening attraverso ECOS. Un macchinario che si basa su una nuova tecnologia, che è la tecnologia REMS, Radio Frequency Echographic Multispectrometry, che è una tecnologia che è stata completamente ideata all'Istituto di Fisiologia Clinica di Lecce, e dalla quale poi è nata una spin-off che è appunto Ecolite, come accennava lei. Questo strumento è in grado di analizzare la densità minerale ossea tramite essenzialmente un'ecografia, ossia una scansione a livello femorale e a livello delle quattro vertebre lombari, esattamente come avviene con la tecnologia DEXA, con l'unica differenza che la tecnologia REMS non utilizza le radiazioni ionizzanti come invece avviene nella tecnologia DEXA. Sostanzialmente ci basiamo proprio su una ecografia, quindi utilizziamo una sonda ecografica assolutamente normale, andiamo a individuare i siti di riferimento, quindi il collo del femore e le quattro vertebre lombari. Successivamente quello che deve fare l'operatore è individuare esattamente il sito che vogliamo analizzare e dare l'avvio al software che analizzerà in maniera assolutamente indipendente questi siti di riferimento. Il software è in grado di riconoscere in maniera assolutamente automatica i siti di riferimento e analizza i segnali grezzi che originano dalla scansione ecografica. Successivamente vengono modificati in specchi d'immagine e paragonati con specchi d'immagine di pazienti sani e malati che fanno parte del nostro database. Da lì otteniamo, esattamente come nell'esame gold standard, una BMD, un T-score e uno Z-score, e quindi una diagnosi di normalità di osteoporosi o di osteopenia. Quello che otteniamo come risultato è essenzialmente ed esattamente un referto che è come quello DEXA, con la virtù di non avere radiazioni ionizzanti e quindi di poter essere utilizzato su tutto un gruppo di pazienti su cui normalmente la DEXA non può essere utilizzata. Quali sono questi pazienti? Ad esempio ci sono casi di osteoporosi in pazienti in gravidanza, si sta sviluppando anche un protocollo per poter aprire questa indagine anche alla popolazione pediatrica. Sono tutte popolazioni che spesso non vengono prese in considerazione perché si pensa che il rischio di frattura sia solo del paziente anziano. In realtà oggi si sa che la fragilità ossea può colpire vaste fette di popolazione, gli uomini, appunto le donne in gravidanza, i bambini, quindi diciamo che tecnologie di questo tipo non possono altro che far bene per aumentare la prevenzione di patologie che possono essere sottovalutate ma che sicuramente influiscono in maniera importante sia nella qualità di vita delle persone ma anche nell'idea di prevenzione e di salute di un paese. Appena concluso la visita, intanto com'è andata? Soddisfatta, tutto a posto, va bene così. Lei però già conosceva le regole basilari per avere le ossa in buono stato di salute? Sì, già facevo una dieta equilibrata per le ossa, assumendo anche vitamina D. Quali consigli possiamo dare a chi ci sta seguendo? Le norme da seguire sono tante. Intanto la valutazione ovviamente dei fattori di rischio e cercare di eliminarli. Ce ne sono alcuni non eliminabili, come la genetica per esempio. C'è una predisposizione, come per tutte le malattie, ad avere o no osteoporosi. Però su questa si può intervenire con delle norme, un lifestyle particolare. Per esempio fare movimento, un sano movimento fin dall'età scolare, è molto importante per rinforzare l'osso, perché uno stimolo meccanico, un movimento sull'osso, un carico diciamo sull'osso, quando l'osso lo può sopportare, non andremo mai a caricare una persona già osteoporotica, però quando l'osso è ancora sano un rinforzo dell'osso con attività fisica è essenziale.
Oltre questo, la vitamina D. Assumere vitamina D in modo sufficiente ed equilibrato, senza andare ovviamente nell'eccesso, aiuta moltissimo a prevenire l'osteoporosi, che anche il sole aiuta a sintetizzare la parte attiva, il metabolita attivo della vitamina D che agisce sulle ossa. Ma ci sono molti cibi anche ricchi di vitamine e principi nutritivi che possono aiutare con una alimentazione equilibrata a mantenere un buon trofismo del nostro scheletro. Arrivederci!